Buonasera a tutti e a tutte, ben arrivati anche a questo nostro incontro, il sesto addirittura di questa nostra serie che abbiamo cominciato con i primi di maggio, a Covid iniziato, in cui ci siamo interrogati diverse persone del nostro territorio rispetto a questo tema di cui si parlava poco, di cui si parla poco, che è quello del lutto, della sofferenza, in quel momento lì un tema particolarmente caldo perché le persone non potevano essere accompagnate ed era difficile tanto il congedo quanto l'elaborazione rituale, come dire, anche della morte delle persone. E quindi abbiamo iniziato a incontrarci con persone che a diverso titolo hanno a che fare con le fatiche, con la sofferenza, con il lutto e abbiamo iniziato a proporre questo tipo di incontri in cui proviamo, a partire da esperienze concrete di chi quotidianamente si confronta col tema, a riflettere, a provare a scambiare esperienze, a scambiare emozioni attorno a questo. Questa sera ci troviamo a toccare un tema un po' particolare, forse un po' diverso anche da quello che abbiamo trattato fin qui, nelle sue diverse sfaccettature. E l'idea ci è venuta quando appunto nelle scorse settimane abbiamo visto in particolare Roberto Bigai, che più volte ha partecipato con noi a queste serate, che lavora in terapia intensiva a Pordenone e in questo suo lavorare, in questo momento molto particolare, si trovava in grossa fatica. Potete immaginare, no, le terapie intensive in queste settimane, come è stata la situazione lì. Proprio tra di noi, nel gruppo, ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per aiutare Roberto e da lì si è aperta un po' la riflessione, no? A partire dalle fatiche che lui stava vivendo all'interno della sua realtà di servizio, ci siamo trovati a confrontarci perché anche la Lucia De Zen, la pediatra che avete conosciuto negli ultimi due incontri, a sua volta stava vivendo un momento particolarmente intenso. E quindi il tema è diventato un po' in che modo si può aiutare chi è in prima linea a fronteggiare le fatiche, le sofferenze, ad accompagnare le persone, a star loro vicino. E quindi qual è la maniera per cui, in che modo si può aiutarli? E ci siamo chiesti questa cosa ed è una domanda che in qualche modo iniziamo anche a proporre anche a voi che ci state ascoltando, che è appunto se potete, di dirci quali sono i bisogni concreti che le persone che aiutano hanno, vivono, no? Perché poi magari le vediamo sorridenti in prima linea, allo stesso tempo poi non sappiamo realmente le fatiche. Allora, un tema un po' quello, no? Quali sono le fatiche che vivono le persone? E vi chiediamo su questo di dialogare con noi in chat. E dall'altra parte il tema è diventato appunto che cosa può aiutare, sostenere, alleviare le fatiche, ricaricare le batterie, permettere una gestione emotiva la più serena possibile rispetto a tutto il carico di emozioni che le persone, noi ci troviamo a vivere quando siamo in fatica o ci troviamo ad aiutare. Allora, questo vuole essere un po' il tema di questa sera, no? Che cosa può aiutare? Quali sono i bisogni di chi aiuta? In che modo possiamo aiutare concretamente chi quotidianamente affronta queste fatiche? E quali sono le strategie, i trucchi, le invenzioni che noi abbiamo. Ecco, questo vuole essere un po' il tema del dialogo. Con noi questa sera c'è, come sempre, Donaldo Moras, presente con noi dai primi incontri, così come Stefania Ferreri, assistente sociale del servizio sociale appunto di Azzano Decimo, Roberto Bigai, che, come anticipavo prima, è anestesista presso il reparto di terapia intensiva a Pordenone, Alessandra Lucchini, che avete visto la volta scorsa, che ci ha portato l'esperienza di Filippo e di come lei ha accompagnato i suoi tre bambini a elaborare, a vivere questa dipartita del cuginetto, e Sara Moratto che ci ha sempre aiutato in regia, anche lei operatrice del servizio sociale, e poi abbiamo un ospite nuovo che abbiamo convocato anche un po' all'ultimo, ma che con grande generosità si è prestato a questo nostro incontro, a conversare con noi su questo tema, è il dottor Defend, Pietro, un amico, un collega, psicologo al consultorio di Pordenone, che sicuramente potrà aiutarci insieme a tutti gli altri a porre le questioni e vedere un po' di pensare a come elaborare questa cosa. Io termino qui il mio preambolo e ci siamo chiesti ancora poco fa come iniziare, non c'è un'esperienza particolare, ma anche sì, ce ne sono tante. Roberto Bigai, 3 settimane fa, ha aperto un po' questo tema con noi e pensavamo di chiedere a Roberto, in una situazione seppur forse già evoluta rispetto a quando
avevi un po' aperto il cuore rispetto a che cosa stavi vivendo nel tuo lavoro, appunto, magari ci puoi intanto raccontare qualcosa tu sulle fatiche, che cosa ti può sostenere in questo tuo sforzo piuttosto che. Allora, la parola a Roberto Bigliani. Bene, grazie, buonasera a tutti. Come dicevo, i colleghi non mi sono preparato, quindi vi racconto un po' così, vado un po' a naso. Allora, la prima fatica è senza dubbio la mia personale, no? Quando io sono un medico rianimatore, in questo momento in ospedale a Pordenone sto facendo un lavoro particolare. Ho lasciato i miei colleghi a lavorare in terapia intensiva ed io sono invece il collegamento tra le medicine, la pneumologia, la subintensiva e la rianimazione. Cioè io seguo i pazienti a loro entrata in ospedale man mano che le difficoltà aumentano, cerco di cogliere quali sono le sue necessità ed eventualmente di dare alcune risposte dal punto di vista sempre della respirazione, della rianimazione. Quindi abbiamo attivato tutta una serie di percorsi respiratori per cercare di aiutare queste persone. Io sono un uomo, sì, sarò anche un medico, ma sono un uomo, no? Ho 55 anni, un po' sovrappeso e prendo una pastiglia per la pressione. E questa è la fotografia delle persone che entrano in ospedale. Pensiamo sempre a quelli di 80 anni che hanno tante comorbilità, in realtà ne stanno entrando in questa seconda ondata tantissimi che hanno la mia età, dai 50 ai 60 anni, e come caratteristiche particolari, forse ipertesi, un po' sovrappeso e niente altro. Niente altro. E quindi non è che io, perché sono un medico, non posso prendermela. E quindi la prima fatica è riuscire a lavorare senza essere condizionato dal timore di diventare anch'io domani un malato. E la preoccupazione, forse questa settimana sta un po' scemando perché le attenzioni, insomma, che ci mettiamo nel nostro lavoro danno anche dei frutti, ma all'inizio eravamo realmente preoccupati perché si sono ammalati in parecchi tra i sanitari, magari solo positivi, magari senza grandi sintomatologie, ma anche adesso, anche continuamente, c'è chi resta a casa. E sai, restare a casa in positività può anche andare bene, no? Il problema diventa se ti ammali, perché le TAC che noi vediamo, quindi i pazienti che noi vediamo, ce ne sono di quelli che quando decidono di andare male, vanno male sul serio, cioè le persone muoiono. Attualmente c'è un 25% di mortalità in terapia intensiva. E non sempre questi pazienti all'inizio avevano delle grandi patologie. E quindi ogni colpo di tosse, ogni mal di testa, ogni raffreddore, ci pensi. E quindi è una difficoltà non da superare, che poi si supera piano piano perché ogni giorno ci vai, ci lavori dentro, un po' te lo dimentichi, un po' te lo metti da parte, un po' vedi che le cose vanno bene e questo è uno. Il secondo problema, la seconda grossa difficoltà è di tipo organizzativa. Questa volta abbiamo preso una sberla non indifferente, cioè se il primo giro c'erano stati 150 malati, oggi siamo oltre i 700 malati solo a Pordenone, cioè 6-7 volte tanto quello che è successo la prima volta. E quindi organizzare un lavoro di questo tipo è diventato una roba grossa, insomma, ecco. Insieme al mio primario, dottor Pellis, ci siamo inventati dei percorsi proprio. E per fortuna, devo dire, abbiamo trovato la collaborazione di tante persone sagge, sia in medicina che in pneumologia, sia in medici che infermieri, che insomma ci hanno seguito, si sono fidati insomma di quello che abbiamo messo in piedi e stiamo facendo un ottimo lavoro. E questo è forse una fatica che all'inizio mi
mi pesava perché avevo paura di trovare dei muri, avevo paura di trovare delle difficoltà, invece è stato anche un incontro importante con le persone, insomma, no? Con colleghi, con gente che noi normalmente non ho a che fare perché sono in terapia intensiva ed è stato anche un bel incontro. E poi l'altra difficoltà è il rapporto con i pazienti. Io in rianimazione di solito ho poco rapporto col paziente. Il paziente arriva che sta molto male, io intubo il paziente, lo tratto e il mio rapporto se ne va con le famiglie, soprattutto di questi pazienti. Qui invece ho modo di conoscere fin dall'inizio questi pazienti, di parlare con loro, di domandare come va, di incrociarli tutti i giorni per vedere qual è l'evoluzione del loro quadro clinico e di seguirli nel loro percorso che dura 20 giorni, 25, 30 giorni, sì, non un giorno o due. E quindi li vedo peggiorare, devo prendere delle scelte su di loro. Devo decidere se sono pazienti che devono andare direttamente in rianimazione oppure se posso portarli in una semi-intensiva dove posso fare una terapia respiratoria più blanda, oppure devo a volte decidere se non possono andare da nessuna parte, e se quello che stiamo facendo è il massimo per loro e che qualsiasi cosa in più noi mettessimo in piedi non avremmo dei risultati sulla persona. E questa è la cosa più difficile da fare, soprattutto in questo momento qua, dove le risorse sono zero, no? E quindi quando in rianimazione ci sono 10 posti letto e tu ne hai occupati 11, devi considerare bene chi c'hai dentro. Dare una possibilità a un paziente che magari è terminale per altri motivi, oppure perché magari in quel momento hai un buco e puoi scoprire dopo mezz'ora che ti arriva un cinquantenne che ha bisogno di un posto. Sono scelte che facciamo tutti. E poi anche la parte bella, quando il paziente sta meglio. Ho in mente una signora di 46 anni che è peggiorata, l'ho spostata ha fatto quattro passaggi, dalla medicina alla pneumologia, alla subintensiva, alla rianimazione. È finita intubata, ma ne è venuta fuori, è tornata indietro e ha rifatto il percorso inverso, subintensiva, pneumologia, medicina. L'ultimo giorno lei ha una figlia di 19 anni. Ho assistito alla prima telefonata che ha fatto alla figlia, in cui diceva adesso mi intubano e quindi non ci sentiremo per un po'. Ecco, non ci sentiremo per un po' per me è una pietra, perché vuol dire speriamo che sia per un po' e che non sia per sempre. Anch'io ho una figlia di 20 anni e una di 17 e mi immagino questa figlia a casa che deve sopportare il peso di questa cosa qui, no? E poi quando finalmente ne è venuta fuori, che l'ho salutata l'ultimo giorno prima di andare a casa, gli ho detto dia un abbraccio forte a sua figlia da parte mia, anche se non l'ho mai vista né conosciuta, insomma, ecco. Perché mi sembrava di aver vinto una battaglia importante. E l'altra difficoltà grossa che io ho in questo momento è il rapporto con le famiglie. Questi pazienti che io visito non sono i miei pazienti, non sono i pazienti che io ho in rianimazione tutti i giorni, con i quali ho creato un rapporto con le famiglie, so chi c'è dietro, so qual è la storia di questi pazienti, perché a me il paziente piace vederlo nella sua interezza, non nella sua patologia. Io ho bisogno di capire chi era, dove vive, con chi, quali sono i suoi stati, quali sono i suoi bisogni, le sue esigenze, al di là della patologia. E tutto questo io non ce l'ho in mano, perché sono pazienti della medicina, della pneumologia, della subintensiva, sui quali io faccio solo un percorso rianimatorio su di loro.
E questo mi pesa tanto perché non so cosa c'è dietro. Ed è dura decidere sui dati, no? Sulla clinica, sulla sua storia clinica, sulle sue possibilità reali legate alla letteratura, a quello che si studia, a quello che si sa, e non sapere cosa c'è dietro. Questo mi pesa terribilmente. Queste sono alcune ansie, alcune fatiche. Poi c'è senz'altro il rapporto con i colleghi, con gli infermieri, che a volte è anche bello trovare una faccia serena la mattina che ti saluta e ti dice grazie. Ho mandato una lettera 2 settimane fa alla medicina, così, che iniziava dicendo: guardate, state facendo un grosso lavoro, un bel lavoro, perché chi lavora lì è abituato a lavorare in batteria. Io che ci lavoro davanti so qual è il progetto, so dove stanno andando i pazienti, gli sto dicendo: guardate che quel lavoro che voi fate, tantissime persone stanno migliorando, ma voi non vi rendete conto di quante persone non arrivano in rianimazione grazie al lavoro che state facendo voi. E il giorno dopo mi è arrivato un biglietto, I love you, tutta la terza medica giù in rianimazione, no? Di cui sono rimasto stupito, non avevo fatto grandi cose, no? Però c'è questo, si percepisce, in questo senso un po' di squadra, ma anche a volte di riconoscere anche il ruolo, la responsabilità delle persone, insomma, no? E anche di fiducia, ecco, di fiducia in questi. Una fiducia che cerco a volte nelle facce anche dei pazienti. Io oggi ho lasciato un signore che stava migliorando, che sta migliorando dal punto di vista respiratorio, ce l'ho in subintensiva, ma questa mattina nel suo sguardo ho visto ansia, ho visto avvilimento. Ecco, la parola chiave era avvilimento. E allora l'ho interrogato, gli ho detto: ma che cos'hai? E fa: io stavo per andare a casa dalla medicina, mi hanno telefonato ai miei familiari che andavo a casa, e poi invece 3 giorni dopo sono peggiorato, adesso sono qui, il mio torace è brutto, la mia TAC è pessima. Dico: ma tu come ti senti? Bene, e allora cominciamo da lei, dico, non stiamo a cominciare dalle carte, no? E niente, sono stato una mezz'oretta a convincerlo che stava meglio di quello che pensava. Però non è facile. Non è facile perché gli hanno detto che stava bene e poi è andato peggio. Quindi c'è l'idea quasi che lo stai imbrogliando, che gli stai raccontando la favola, insomma, no? E quindi creare un rapporto di fiducia, di alleanza terapeutica, perché la parola chiave è alleanza terapeutica, a volte è dura. Ci sono dei pazienti che hanno la mia età, che io chiamo i pazienti mussi, li chiamo così, perché arrivano, si spiaggiano sul letto, sono col cellulare, tu gli dici: guarda che devi fare questo coso qui, questo qua. Ah no, fastidio, mi fa male, che ti verrebbe da prenderli, no? Con buone parole, e invece devi stare lì e dire: guarda, che o fai così o finisci in rianimazione, insomma, sì. E qualcuno, insomma, siamo anche riusciti a convincerli, la paura fa 90, ogni tanto, sì. Però anche questa è una difficoltà, quella di essere credibili, di essere credibili di fronte al paziente e alle persone. La difficoltà con i familiari, che io lavoro poco, ma il mio primario, per esempio, su questo ci lavora moltissimo, non poterli vedere in faccia. La videochiamata è molto differente dal telefono. Io cerco di suggerirlo ai colleghi dalla mattina alla sera: devi metterci la faccia in queste robe qua, no? La famiglia pretende che tu anche 3 volte al giorno gli dici come va. Questi pazienti sono pazienti che hanno il cellulare per le mani tutto il santo giorno e quindi comunica con la famiglia il loro stato d'animo, quindi li senti che sono al telefono, che piangono, che singhiozzano, che
che dicono oggi ho mal di testa, e quindi immagini cos'è dall'altra parte, no? Tu magari li hai visti 10 giorni e sai che quel paziente sta andando anche meglio, ma il momento di ansia lo va a scaricare sulla famiglia che inevitabilmente telefona all'ospedale preoccupata e che cerca poi notizie, no? Ecco, questa è un po' l'immagine in cui viviamo, ecco, per poi completarla all'una, 2 del pomeriggio, in cui abbiamo 20 minuti di pausa, ci fermiamo nello studio con il vassoio che arriva dalla mensa, in cui per 5 giorni di fila arriva l'hamburger, e poi dici basta hamburger, allora la bistecca, ed è il momento conviviale in cui un attimino ci diciamo come stiamo, ecco, questo è anche un modo per scaricarci un po', per sostenerci un po'. Sono arrivati parecchi colleghi giovani, nuovi, ne sono arrivati 6 su un colpo, brava gente, gran gente disponibile, a fare, e anche questa è una risorsa bella. Sono arrivati in un momento non buono, perché chiaramente non fai fatica a seguirli, fai fatica, però è gioia, è giovinezza che arriva, che hanno voglia di fare, ed è cosa buona, insomma, ecco. Questa è la sanità che lavora tutti i giorni. Ecco. L'ultima fatica, e dopo vi lascio, è quella relativa al mondo esterno. Noi quando ci hanno detto torniamo a zona gialla, per noi è stato un pugno. È stato un pugno perché noi sappiamo che non siamo arrivati ancora neanche allo scalino massimo, cioè mentre tutto il resto dell'Italia sembra migliorare, il Friuli non sembra migliorare. Anche oggi abbiamo battuto tutti i record. E quindi la sensazione esterna è completamente diversa da quella che abbiamo noi. Noi siamo ancora a cercare la luce che non vediamo, mentre fuori pensano che ormai il peggio sia passato. E noi sappiamo che questo pensiero porterà inevitabilmente a ulteriore peggioramento del quadro. Queste scelte, perché in fondo sono una scelta anche questa, no? Politica di andare in una certa direzione, a noi dà fastidio perché secondo noi non sarebbe la strada giusta. Poi capiamo chi deve lavorare, ci dicono: beh, ma voi siete a stipendio fisso, quindi a voi vi arriva, no, lo stipendio. Va bene, a me mi arriva, va d'accordo, però sì, poi telefoni tu o telefono io alla moglie a dirgli che è morto il paziente. Sono scelte, vedete che facciamo tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie a te Roberto, come dire, hai dipinto un quadro davvero articolato e ricco da un lato anche di spunti positivi, mi colpivano alcuni elementi che tu mettevi in luce, che è anche questo del fare squadra, no? Della fiducia che c'è tra di voi, della fiducia che si genera con alcune persone con cui interagisci, e dall'altra parte, appunto, è veramente tosto il tuo racconto, no? Perché oltre al cumulo fisico, poi mi colpiva, cioè, questa paura di ammalarsi che tu vivi in maniera, come dire, oggettiva, assolutamente legittima, in maniera tosta, e hai sotto gli occhi per mestiere le conseguenze di questa cosa, ma appunto credo che possa paralizzare tanti. Così come il tema delle scelte, mi colpiva l'altra volta quando lo dicevi, no? Che poi tu devi anche, come dire, firmare per dover scegliere delle cose che credo che sia. E l'altra volta era evidente anche l'angoscia che ti provocava questa cosa qua, cioè una roba, appunto, non è sfogliare la margherita in quel caso. E immagino in questo gioco del come sto rispetto al come mi sento, quindi quanto c'è di oggettivo rispetto alle condizioni di salute. Che se sono negative, voglia indorare la pillola, e dall'altra parte poi c'è tutto questo tema dei vissuti, di come le persone se la vivono. Quindi mi hai rappresentato in maniera veramente intensa la fatica, per cui si rilancia un po' il tema di in che modo ti si può sostenere. Però ecco, era solo per in qualche modo sottolineare possibile, e se necessario, alcuni elementi del tuo racconto molto ricco. Posso Donaldo, no? intervenire? Mi Prego, permetterei di Donaldo. chiedere a Roberto, vorrei che
che prolungasse un po' la sua chiacchierata, per chiedere una cosa. Dove trovi, Roberto, le risorse per non soccombere dentro queste situazioni? Cioè, quando tu ti fai carico del problema del paziente, dell'ammalato, della famiglia, eccetera, come fai a restare in piedi dentro queste situazioni? Cioè, dove trovi l'energia, dove trovi la forza? Chi è che ti sostiene, chi è che ti aiuta? A quali esperienze ti rifai? E allora, non è così semplice risponderti. Sicuramente la prima roba che mi viene in mente è il mio mestiere, tanto per cominciare. Cioè io, quello è il mio ruolo, io sono pagato per fare quella roba lì e la devo fare, tanto per cominciare. Chi mi sostiene? La famiglia sicuramente sì, quella che vedo alle 6-7 di sera quando rientro. No? Ciao papi, siamo arrivati, fine della storia, alle 10, dopo un'ora e mezza mi sono già addormentato sul divano, per cui amen. Mi sostiene senz'altro le relazioni, ecco, quella è forse la cosa che mi sostiene di più, anche quando va male, anche quando la gente muore, se io ho creato una buona relazione, sono in pace con me stesso. A parte questi casi qua, penso a casi in cui ho accompagnato tanta gente nella terminalità, avere delle famiglie che alla fine ti dicono grazie per quello che ha fatto e tu gli hai consegnato una salma, cosa vuoi che hai fatto? Hai consegnato una salma, ti dice beh allora forse servo a qualcosa. Quando oggi quel paziente lì mi dice guarda grazie, grazie per quello che stai facendo per me, io naturalmente rispondo non ti preoccupare, sono qua per questo. Ce n'era un altro ieri che mi dice siamo tutti uguali, tutti vestiti in bianco, non è che distingui medico da infermiere, da OS, e un signore mi dice guarda, avrei bisogno di essere cambiato, mi sono sporcato, e va bene, dico, adesso guarda, arriva l'infermiere e combiniamo. E lui ha riconosciuto che ero il medico e quindi si è scusato dicendo mi dispiace, non volevo, dico guarda che non mi casca mica la corona, dico ecco siamo qua insieme, non si preoccupi, combiniamo. Sì, ecco. E lui era invece dispiaciuto di aver interrotto questa roba, no? Sono queste cose che mi fanno andare avanti, sono questi esempi, sono l'infermiera che mi prende, io dico per favore mi prende gli occhiali, mi sto svestendo perché una delle situazioni più a rischio che abbiamo noi è quando ci svestiamo, no? Quando ci togliamo le tute, bisogna fare delle procedure molto attente per non inquinarci. E ho gli occhiali su e sono sempre un impedimento perché c'è la mascherina di mezzo, allora ti chiedo sempre all'infermiera che c'è lì, per favore mi prende gli occhiali, no? E allora questa gentilissima me li prende, poi io mi finisco di svestire e mi trovo che lei li sta lavando, e dico, guarda che no, sì, no, non mi serviva, bastava per il dottor Bigai questo e altro. Sono delle frasi che ti entrano dentro così, ti entrano di traverso, io non la conosco questa infermiera, non so neanche chi sia, però probabilmente lei mi vede lavorare tutto il giorno, ecco, e coglie alcune cose, come io le colgo nelle altre, insomma, no? E sono queste forse le cose, e poi ci metto anche il buon Dio, insomma, ecco, in questo ci credo, e quando io dico, cavoli, adesso dove lo metto questo, ed improvvisamente, non si sa perché, viene fuori un buso, dove era tutto quanto occupato e improvvisamente uno si riesce a spostare o purtroppo una persona muore, si crea un buco, ecco che riesco a piazzare un'altra persona che può avere un'altra speranza. E lì c'è la mano di qualcuno, insomma, ecco, perché veramente fino un attimo prima non c'era. Queste sono le cose che ti fanno andare avanti, insomma. Non so se ti ho risposto. Non c'è risposta esatta su queste cose, no? C'è il tuo vissuto che rivela, che dice dove vai a,
aggrapparti per poter dare una risposta a tutta una serie di bisogni, di situazioni che ti si presentano. Quindi c'è un luogo dove poter ricaricare le batterie, no? Tu dici la famiglia, le relazioni, la riconoscenza, la gratitudine. Ogni tanto magari può darsi che non ti arrivino neanche queste, cioè sto parlando, la famiglia c'è, ma magari la gratitudine, la riconoscenza non sempre arriva. Qualche volta ci può essere la sconferma, no? Tu Dipende mi da chi la ricordi. cerchi. Se vuoi la gratitudine dai piani alti, te la sogni. Però quando tu arrivi nel reparto, dici, state facendo quello, sì, il protocollo Big Eye, stiamo facendo, oppure sui fogli hanno sempre Big Eye numero 76, cioè diventi un po', quando vedi che c'è, che in qualche maniera stai facendo qualcosa, insomma, no? Perché se gli altri in qualche maniera hanno un riferimento, come tu lo hai negli altri, perché l'altro ieri c'era una delle mie preoccupazioni è non solo le mascherine, no? Ma è quello che tocchiamo, perché mettiamo le mani un po' dappertutto. Poi io girando tutto l'ospedale, immaginate quante volte salgo e scendo dagli ascensori e schiaccio i bottoni, tanto per dirvene una, no? E quindi l'altro ieri stavo dicendo, porca miseria, però ci vorrebbero che ci fosse come si dice, disinfettanti proprio fuori dalle porte degli ascensori, no? Non so perché, sì, l'ho pensato, il giorno dopo c'erano, ho detto, guarda che ben che qualcuno ci ha pensato. E poi c'era una signora che stava pulendo i tasti proprio, no? Era lì perché l'azienda sì, ha fatto una cosa seria, dice, quegli ascensori che sono ad alto rischio, almeno 6 volte al giorno bisogna disinfestarli. E c'era la signora che stava facendo questo e io gli ho detto, lei non ha idea di che lavoro importante stia facendo in questo momento qua. E insomma è cresciuta di 5 centimetri e se n'è andata, insomma, no? Lei pensava di essere l'ultima del carro e invece sono quelle persone lì che ti... Vederla lì che stava pulendo con molta attenzione, dove io poi sarei entrato, dico, ben, oggi una preoccupazione in meno, insomma. Senta, dottor Bigai, riprendo un po' quello che ha detto prima, che intanto la ringrazio perché pur non essendo preparato ha detto delle cose eccezionali, evidentemente è un'esperienza talmente ricca che non c'è bisogno di prepararsi. Dall'altra partirei dalle cose che diceva lei nel suo intervento, no? Perché ha iniziato dicendo io sono un uomo e vedo in reparto altri uomini della mia età che possono essere simili a me, nelle condizioni simili a me, che sono beccate il Covid. Questo in realtà è un'esperienza che hanno tante persone che si occupano un po' di servizio alla persona, di aiutare qualcuno, no? Dove il problema dell'empatia, che è un aspetto necessario e indispensabile per chi si occupa di aiutare il prossimo, in particolare nel mondo sanitario, ma anche in altri mondi, servizio alle persone, pensi agli infermieri, pensi ai pompieri, pensi ad altre persone che fanno servizio alle persone, insomma. L'empatia è importante, però c'è sempre il rischio appunto di identificarsi, no? Di rispecchiarsi sull'altro e di confondersi fra quello che si è e quello che capita al paziente che si è di fronte, no? Ed è ovvio che di fronte alla persona che piange, essere in due a piangere non serve a niente, non serve ad aiutare l'altra persona e non serve neanche a se stessi, no? E il tema è come riuscire appunto a mantenere un'empatia senza confondersi le idee, senza identificarsi ed essere veramente d'aiuto e non confondersi fra sé e l'altro. Su questo, per esempio, come mestiere, come professione faccio lo psicologo, la mia professione è una professione molto debole, se vogliamo, perché non ha nessun macchinario, strumentario, niente che l'aiuti se non la formazione che possiamo avere e poi quello che uno mette come persona. Quindi diciamo, come categoria professionale, come professione siamo abituati, no, in qualche modo ad avere qualcuno alle spalle, un supervisore o qualcuno che in qualche modo con cui possiamo confrontarci, che ci può dare una mano, oppure dei gruppi con cui possiamo discutere eventualmente del lavoro che facciamo per capire quanto siamo veramente d'aiuto o quanto in qualche modo stiamo prendendo strade che sono del tutto lontane e diverse da quello che serve al paziente. Su questo, per fortuna, devo dire che la psicologia ha fatto anche molta esperienza. Immagino che forse conosca i gruppi Balint, no? I gruppi che sono nati dal dottor Balint, che durante la Seconda Guerra Mondiale lavorava
in prima linea in guerra e si era reso conto che molti suoi colleghi negli ospedali o anche per personale infermieristico, di fatto spesso davanti a delle relazioni molto empatiche con il paziente che avevo di fronte, facevano delle grandi cavolate, rischiavano di fare un brutto servizio appunto al paziente, perché a volte non riuscivano in qualche modo a stare più nelle procedure o nei sistemi che potevano essere aiuti, ma avevano questa empatia forte per cui nel desiderio di aiutare l'altro di fatto erano molto di danno e non riuscivano poi in qualche modo a discriminare fra quello che era l'attività d'aiuto o un'attività che poi in qualche modo era mossa da buonismo ma non portava da nessuna parte, spesso faceva anche dei danni. Quindi da questo punto di vista in effetti ci sono anche strumenti che sono stati usati anche molto in sanità, no? Che hanno a che fare insomma con la possibilità di poter fare anche un'analisi delle componenti affettive ed emotive che rientrano nel lavoro per evitare dei rischi che possono essere rischi a volte anche gravi, no? Soprattutto lei che lavora in reanimazione e terapia intensiva, credo che spesso siate in qualche modo sul crinale di poter comportare, di fare anche dei rischi, insomma, no? Di avere sempre dei rischi se non state attenti rispetto a quello che fate. E da questo punto di vista, in effetti, le procedure, l'organizzazione serve molto. E mi è intrigato quando lei ha detto, insomma, che col primario si è trovato nella situazione appunto di doversi anche inventare cosa fare rispetto a questo virus nuovo, perché in effetti non c'erano delle procedure, dei sistemi in qualche modo organizzati che potevano dire cosa era efficace, cosa si faceva e cosa bisogna fare di fronte a un problema così grande, una pandemia che in qualche modo è stata così veloce e così nuova, no? Forse questo, ripensandoci, insomma, è uno dei limiti anche della sanità, leggendo un po' quello che è successo in questa pandemia, forse da questo punto di vista sarebbe opportuno costruire anche queste cose, no? E fra le cose che le diceva mi aveva interessato anche il fatto che diceva che è importante con questi pazienti essere credibili, le diceva, no? Che mi pare una cosa molto giusta e molto saggia, insomma, che non è soltanto essere veri, essere vitieri, ma essere credibili, perché a volte poi il paziente alcune cose non le vuole neanche sentire, no? O perlomeno è talmente tanto preoccupato e difeso che ci sono delle verità che può tollerare, altre che non le può tollerare, no? Quindi è importante essere credibili, ma rispettosi anche della situazione in cui trova il paziente e della possibilità anche di potergli dare una mano senza essere, senza proporre delle verità terribili per lui che non potrebbe accettare, insomma, no? Cioè, credo che ci siano degli strumenti che in qualche modo anche la sanità potrebbe mettere in atto, insomma, per fare un po' di protezione anche rispetto agli operatori, no? Le diceva, per esempio, un esempio molto banale era il fatto di trovarsi poi a fine lavoro a mangiare insieme, scambiare due parole, quanto è confortante quel momento, no? La condivisione con gli altri, la possibilità di poter scambiare fra un hamburger vecchio, una bistecca riscaldata, poter scambiare due parole, due impressioni anche rispetto ai pazienti visti e rispetto alle cose che in qualche modo sono emerse come aspetto più importante, in effetti è molto aiuto sia ai sanitari ma anche indirettamente molto ai pazienti, no? Purtroppo queste cose spesso non vengono così valorizzate su quella che è stata chiamata l'umanizzazione dell'ospedale, no? Questi aspetti forse sembrano un po' essere a volte un po' dimenticati, è come se fossero un po' un aspetto che viene sempre dopo, no? Mentre invece questo è una ricaduta immediata anche sul paziente e sulla possibilità di evitare dei rischi, che mi sembra un aspetto importante del sistema, del funzionamento di un reparto, del funzionamento di un sistema sanitario. Beh, poi ci sono anche altre cose che mi hanno molto stimolato, però insomma mi sembra che in qualche modo il suo intervento sia faccia fare tante riflessioni su come è andata anche questa vicenda della pandemia e su che cosa si può attivare come sistema anche di protezione per chi lavora, perché è vero che sentirsi troppo soli senza neanche un'organizzazione delle procedure che proteggono è vero che è molto complicato per tutti e nessuno sarebbe capace di fare i salti mortali, perché si può tentare, però di fatto il rischio di fare delle stupidaggini è molto alto, no?
Però se posso giusto rilanciare la parola poi a Stefania, a Alessandro, a Donaldo o a Roberto stesso. Tu adesso, Pietro, parlavi di procedure, no? Da un lato. Dall'altro mi richiamava nelle cose che diceva Roberto Bigai, che cosa ti dà una mano? Ed è fondamentalmente relazione, no? Che per certi versi è quasi l'opposto alle procedure, ma tu stesso citavi i gruppi Balint, no? A parte appunto, poi quando cita la fede va a toccare una relazione un po' speciale, come dire, ma la famiglia, il rapporto con i colleghi, il rapporto con la famiglia, l'alleanza terapeutica che vuol dire entrare in quell'empatia di scommessa con la persona, sono comunque cose relazionali. Poi è vero che possono essere in qualche modo codificate a procedure, però c'è sempre qualcosa nella relazione con l'altro. Ecco, a me richiamava questa cosa qua, no? Come ricaricarsi ha a che fare con la relazione, insomma. Sì, Quindi. ma la procedura è anche quella di dire a una signora che pulisca i pulsanti dell'ascensore, no? Che è una cosa fondamentale per non infettarsi, no? Cioè, sono cose in qualche modo che, è vero, rischio di essere a volte un po' burocratiche perché siamo purtroppo mal abituati con le procedure a viverle come cose burocratiche. In realtà possono essere anche degli aspetti che ci aiutano anche a lavorare in modo più tranquillo. Mi Bene. posso agganciarmi? Certo, Donaldo. Allora, chiaramente adesso io vado fuori da quello che è l'ambito terapeutico, strettamente inteso dal punto di vista clinico e medico in cui opera Roberto, ma vorrei agganciarmi con la mia esperienza, se posso buttarla là, e comincio con una battuta. Cioè, il punto d'arrivo sono le relazioni, per quello mi aggancio. Parto con una battuta. Quando ero giovane prete, ho assistito a un apprezzamento che una signora ha fatto nei confronti di mia mamma. Questa cosa qua ha fatto sorridere un sacco di gente quando l'ho raccontata e farà sorridere anche voi. La signora faceva un apprezzamento a mia mamma dicendole che era stata fortunata perché aveva avuto due figli normali e uno prete. Al che mi sono permesso di dire che ero normale anch'io, cioè che non avevo niente di straordinario, cioè nel senso che non ero nato prete, sono nato normale. Ho detto, se devo dimostrare qualcosa me lo chieda e eventualmente li faccio vedere che sono normale. Al di là della battuta, che comunque mi permette di poter dire che dentro le situazioni di fatica in cui ci trova Roberto, dentro le situazioni di fatica in cui si può trovare la Stefania, qui si può trovare, puoi trovare anche tu, Pietro, in cui si può trovare ognuno di noi, ci sono delle situazioni nelle quali a qualche categoria di persone, in modo particolare, da loro si esige che siano sempre al di sopra, che siano sempre competenti in tutto, che siano pronti a dare le risposte su tutto, che siano capaci di risolvere i problemi, che abbiano le risoluzioni sempre pronte. Cioè io dico come uomo, e quindi mi piaceva quello che aveva iniziato, con cui aveva iniziato Roberto prima il suo intervento, dice sono un uomo e mi piace sta roba qua, perché anche il prete è un uomo e anche al prete molte volte vengono chieste, ad esempio, determinate risposte, determinate soluzioni, eccetera, che deve cercarle anche lui insieme con qualcun altro, non le ha già in tasca. Il mio rapporto con la fede spesso è in discussione. Perché? Perché i miei dubbi, le mie perplessità, le mie paure, le mie resistenze, il silenzio di Dio, la lontananza di tante relazioni, di tante persone con le quali non riesci ad avere un rapporto soddisfacente, mi mette in difficoltà. Sono difficoltà anche molto grosse qualche volta. E mi rendo conto che dentro queste situazioni devi trovare una via d'uscita, devi trovare una relazione. Io ho individuato, Roberto prima parlava della famiglia. Io ormai la mia famiglia direi che l'ho persa, papà è andato da mo, mamma prima ancora, ho un fratello che è morto recentemente, un nipote che è morto l'anno scorso, un altro nipote che è morto prima, cioè ho ancora un fratello e ho alcuni nipoti, ma non sono la mia famiglia, perché vivo qua, io vivo qui con Don Jonathan e
e proprio oggi constatavamo che nessuno dei due in realtà è residente qui. Figuriamo come congiunti, ma non siamo congiunti, siamo qui per ministero insieme, non ci siamo neanche scelti, ci siamo trovati e dobbiamo imparare a convivere. Ora, dentro questa situazione, no, di mancanza di relazioni parentali, devi trovare chiaramente quelle relazioni con le persone con le quali ti rapporti. Quindi io dico con i parrocchiani, ad esempio, no? Però i parrocchiani sono croce ed elizia, sono la soluzione dei problemi e sono anche il problema. Per cui nelle relazioni trovi questa difficoltà, trovi questa fatica. Poi quando io sperimento la fragilità, la debolezza, l'incapacità, l'inadeguatezza mia a dare delle risposte, o provo la delusione perché magari le risposte che ho dato non hanno trovato soddisfazione, ti senti impotente, vieni tagliato fuori, vieni emarginato, vieni lasciato fuori, vieni rifiutato, eccetera. Le cose qua, l'esperimento, come penso le possa sperimentare chiunque, in qualsiasi ambito lavorativo, in qualsiasi ambito professionale, ma anche in qualsiasi missione che è chiamato a svolgere. E allora dove vai a trovare una risorsa? La famiglia io non ce l'ho, mi manca questo aspetto qua. Non è che la soluzione del problema sarebbe che i preti si sposassero, non è quello la soluzione del problema. Ma ho trovato, e con fatica però, un ambito dove poter fare esperienza, che è la situazione nella quale il mio datore di lavoro, il mio datore, quello dei piani alti, ha vissuto le mie stesse fatiche, le mie stesse difficoltà, pur essendo figlio di Dio, le ha vissute nell'abbandono, cioè quando è stato rifiutato dai suoi, tradito da uno dei suoi, consegnato, non capito in quello che diceva, non capito quello che faceva. E l'esperienza clou di questo tipo di relazione è il momento in cui lui si trova nel Getsemani, in quel giardino che abitualmente frequentava, che io ho avuto la grazia ormai in questi ultimi 5 anni, eccetto quest'anno che non è stato possibile, di poter stare almeno una decina di giorni ogni anno. E lì ho sperimentato davvero che cosa vuol dire vivere anche la solitudine, vivere anche il silenzio di Dio, vivere anche l'isolamento. E lì riqualifichi, rivedi, avendo il tempo di poterlo fare, quelle che sono le relazioni da cercare, le relazioni su cui poter fare affidamento. Mi rendo conto che la prima relazione chiaramente diventa quella del recupero nel rapporto con lui, con il Signore, ma poi è fondamentale, è determinante, perché il Signore non parla nell'aria, parla attraverso le persone, parla attraverso le situazioni che ti si pongono accanto. Quindi dico, le relazioni sono fondamentali, sono il momento in cui tu sperimenti che le conferme di cui hai bisogno o il sostegno che ti può essere dato nel momento in cui sperimenti la fragilità, quindi ti puoi appoggiare, sono determinanti, sono fondamentali. Per cui veramente il silenzio e la calma, la capacità di rientrare un po' in se stessi, con la possibilità di individuare quali sono le persone con le quali potersi relazionare, diventa fondamentale. Ma sono determinanti le relazioni, le persone. Quindi mi sono permesso di potermi agganciare un po' con questo punto di partenza dell'essere uomo, alla bellezza, all'importanza di questa qualità delle relazioni, per poter dire che anche la mia esperienza di prete dentro queste vicende molte volte trova il bisogno, trova la necessità di essere sostenuto, di essere supportata, perché sono una persona normale, sono un uomo, anch'io, come tutti quanti gli altri, con i miei limiti, con i miei difetti, sono tanti, però nella misura in cui io mi accetto e mi rendo conto che anche qualcun altro mi accetta, che posso trovare ancora delle risorse da poter spendere, da poter dare. Grazie, Donaldo. Mi permetto solo di dire questa cosa, che in realtà Donaldo è uno dei più entusiasti di questo gruppo, perché poi trova in questo gruppo, che è nato in, come dire, in questa maniera un po' particolare,
e che si sta trovando con frequenza, perché appunto vale la pena dire che poi noi tra un incontro e l'altro ci vediamo una o due volte come in questo caso, ed è un'occasione appunto di scambio, di supporto reciproco. Sì, sì, sì. E appunto è una cosa bella che credo vada condivisa, è proprio che questo è un bel gruppo, no? E forse anche confermo, qui noi troviamo un po' di sostegno. Confermo e condivido. Questo gruppo è diventato una risorsa. Si è incontrato, si è formato per tentare di dare una risposta agli altri, ed è diventato veramente l'esperienza nella quale ci si sente aiutati a tenere testa a tante situazioni di fatica. Per me è un serbatoio di energia non indifferente. Sì, sì, perché è proprio un luogo appunto di accoglienza, di sì, credo che sia questa la cosa che ci faccia bene a tutti, no? E, appunto, ricordo anche Alessandra l'altra volta diceva: sono capitata qua un po' per caso, però ci sto bene. E quindi, no, perché questa dimensione relazionale è indubbiamente una relazione molto preziosa, no? Ecco, credo che Alessandra, mi sembra, sì, che volevi dire. Mi veniva da dire proprio questo, che ritorniamo alla relazione, no? Noi qua stiamo condividendo in realtà le nostre vite, le nostre esperienze, pezzetti di quello che siamo, ed è questa la grande forza, no, del creare relazione, l'alleggerirsi un po' raccontando parti di noi che magari da soli non riusciamo ad alleggerire, raccontare le mie esperienze di vita ad altri a me alleggerisce molto. E ritornando a quello che diceva Roberto prima, no? Il tu come stai, chiesto al paziente, cominciamo da lì, gli hai detto, no? È un po' come dire, ok, lo sappiamo, in questo momento sei malato, ma il benessere è altro, nel senso che prescinde un po', no? Dalla malattia o dalla non malattia, c'è anche tutta un insieme di altro che può farti tirare fuori quelle risorse per vivere la malattia magari in maniera diversa. Il non dire tu come stai probabilmente avrebbe reso quella persona e quella giornata di quella persona diversa. Quindi quanto poco basta in realtà per alleggerire l'altro. Opla. Allora, Stefania, credo che possa essere tu la prossima ad aggiungere dei pensieri, che sei. Io dico che questa serata l'acquisto di Pietro e il dottor di Defen è stato veramente un acquisto eccezionale, perché sta aprendo nuovi spunti, e questo gruppo si è formato proprio così, è partito da una domanda: come può una comunità aiutare nella difficoltà, nella fatica? E man mano si stanno aumentando dei viaggiatori su questa barca che stanno portando veramente dei contributi eccezionali. E io sono ormai, mi conoscete, chiudo sempre con le frasi, ma perché ascoltandovi mi faccio i collegamenti con la mia vita professionale, con la mia vita personale. E mi ha colpito questa frase del dottor Bigai, che dice: sono uomo, ho iniziato proprio dicendo sono un uomo, sono una persona, perché spesso vedono i professionisti, ma dietro quella maschera da professionista c'è una persona. E questo è fondamentale, perché ti fa anche mettere a nudo alle volte la tua vulnerabilità. Abbiamo quasi paura noi professionisti di far vedere questo aspetto, perché ci crediamo meno efficaci, no? Però Carl Rogers, che è uno dei miei maestri per la mia teoria, per il mio lavorare come assistente sociale, diceva: non aver paura di piangere accanto la persona. L'importante, e quindi torno a quello che diceva il dottor Defend, è esserne consapevoli, cioè tu devi comunque sapere che ruolo hai, che ruolo stai giocando lì, perché le persone hanno bisogno di sapere che ci sei, e qui torno anche alla coerenza e all'essere credibili agli occhi delle persone. Una frase che uso spesso nei laboratori con le famiglie è: ciò di cui l'uomo ha bisogno in certi momenti di sconforto non è di un altro grido di dolore, ma di una voce più forte della sua che gli restituisca il coraggio.
è questo un po', no? Questo virus, questa situazione ci ha fatto perdere coraggio e speranza. Come alimentarla? Io credo dai piccoli gesti. Io credo che il dottor Bigai, la signora dei tassi dell'ascensore, l'ha fatto aumentare di coraggio e speranza al 100.000%. Perché? Perché basta poco, basta accorgerti della persona che fa quel lavoro. Io credo che questo virus, nella negatività di quello che può aver fatto, ha anche dato una grande opportunità di permetterci di riconoscere nuovi gesti. Io li chiamo gli agguati di gentilezza. Quello dell'ascensore è un agguato di gentilezza, l'essere presenti e consapevoli al collega che lo vedi magari un po' più nervoso e anziché usare determinate parole parti magari con un caffè, con un panino, cioè ti vai di fare una pausa, ci fermiamo un attimo. Il respirare, per esempio, io credo molto nella coerenza cardiaca e quando il nostro cuore batte, perché siamo particolarmente tesi e nervosi, il nostro corpo lo fa passare anche all'altro, quindi esserne consapevole di quanto stiamo, come sta il nostro corpo, come ci poniamo di fronte all'altro e soprattutto dedicarci un tempo per noi, perché possiamo essere uomini, possiamo essere professionisti, ma dobbiamo essere anche consapevoli di quando fermarci e chiedere aiuto. Pietro Trabucchi dice questa frase che mi ha colpito mentre voi parlavate, che è resilienza, l'arte di risalire sulla barca rovesciata. Quando la vita rovescia la barca, alcuni affogano, altri lottano strenuamente per risalirvi sopra e senza perdere mai la speranza continuano a lottare contro le avversità. Ecco, in questo momento siamo un po' tutti aggrappati in questa barca e cerchiamo, secondo me, al meglio di esserne consapevoli, di chiedere aiuto quando c'è bisogno, ma anche di allenare questi, ripeto, gesti di solidarietà verso l'altro. Ecco, una comunità, secondo me, deve iniziare ad accoglierci che le difficoltà non sono solo quelle che vedi direttamente, ci sono anche molte persone che magari li vedi solo un po' più tristi e hanno bisogno che tu ti avvicini magari con una parola, con un buon gesto, con un buon caffè. E quando abbiamo fatto questo gruppo io ho proposto una canzone che mi è piaciuta un sacco, che è Camice Bianco, e vorrei solo leggervi alcune parole di questa canzone che dice: sono quasi 10 ore che mi reggo in piedi, girando tra barelle e corridoi pieni. È un nemico astratto che non vedo e non sento. Mi sembra di lottare, sì, ma contro i mulini a vento. Tu che mi ascolti nel cielo pur accanto, non vedi solo un uomo con il camice bianco. Dammi un po' di forza che qui è abbastanza, ho la testa fra le mani e non so cosa fare. C'è questa canzone che è stata creata da una cantante che ha reso parole la sofferenza di chi lavora come operatore sociosanitario in questo momento e chiude la sua canzone dicendo: ho viso il dilaniato di chi avverte l'impotenza e piango di nascosto, ma non è una debolezza. La sera torno a casa e tolgo il mio mantello bianco, domani un altro giorno e con un guanto asciugo il pianto. Quindi comunque stiamo in prima linea, comunque la forza di continuare perché c'è la passione di farlo. Robin Sharma dice: lavora, fai il lavoro che ti piace, aumenta la tua motivazione e non lavorerai neanche un giorno. Questo colpo gobbo con l'ultima è veramente... Roberto, volevi dire anche tu qualcosa? Stefano arriva sempre in curva. Infatti ho mia moglie qua in fianco, gli ho detto: guarda, tu devi sempre solo ascoltare cosa tira fuori Stefania ogni volta. Domani è un altro giorno. Sai quante volte lo dico? Non hai idea. Soprattutto quando arrivi alla sera e dici: no, oggi non è andata bene, sono morte in tre, questo non sono riuscito a fare, quell'altro non conviene, questo l'ho lasciato che non stava benissimo. E domani è un altro giorno.
Ritorno domani nella speranza che quello che ho lasciato sia meglio di come l'avevo lasciato. E niente, cerchi di fare meglio di oggi, insomma, ecco. Consapevole che sì, tu fai, sei un anello di quella catena lì, cerchi di fare al meglio il tuo. C'era uno che, un Baden Powell, diceva sempre: cerca di lasciare il mondo un po' migliore di come l'hai trovato, e ricordati che la felicità è fare la felicità degli altri. Ecco, questi sono i miei motti, insomma, ecco, dopo 40 anni di scautismo li porto avanti ancora oggi, insomma. Ma l'altro giorno una bella citazione anche di Via col Vento. Rossello Ara lo diceva sempre, ed era il suo motto, che le permetteva comunque di continuare a essere battagliera e combattiva contro tutte le usanze del periodo, no? In qualche modo andava controcorrente, perché è giusto in qualche modo essere attivi, o comunque a volte anche, come dire, aspettare un po' delle indicazioni che possono venire anche dalla famiglia, eccetera, però forse anche l'essere battaglieri è una risorsa importante. Al di là della resilienza, è importante anche essere un po' arrabbiati ogni tanto, no? Essere vitali, no? E l'importante è indirizzare queste cose su cose costruttive, cose utili poi alla fine, perché il vero problema è poi quello, no? E Stefania parlava di consapevolezza, no? Che mi pare un tema molto centrale, di fatto, sulla consapevolezza di che cosa fa uno quando aiuta gli altri, e quanto è consapevole anche dei limiti di tutto questo, insomma, anche del fatto che può aiutarlo, però a un certo punto deve fermarsi rispetto al fatto che ci sono anche dei limiti oggettivi che non lo può scegliere lui, no? Deve convivere un po' con questo senso del limite, che è una frustrazione, una cosa difficilissima, mi rendo conto, però mi pare che finché c'è la curiosità di chiedere come stai, mi pare una bella scelta vitale, in fin dei conti, no? È un po' come domani un altro giorno di Rossella Ara, no? Il fatto di dire: ho la curiosità di capire tu, al di là di quello che mi dicono i macchinari, insomma, ma come stai? No? Che ti passa dalla testa? Che ti succede? Mi pare un bel incontro, un bel modo per iniziare una vicinanza con qualcuno, no? Domandargli come stai senza darlo per scontato, perché nella cartella clinica risulta che ha dei parametri di un certo tipo, no? Ma domandarglielo, no? E spesso questo, insomma, viene un po' dimenticato a volte, no? Passa un po' come una cosa un po' secondaria, no? Uno diventa il letto numero 4, oppure c'è questo rischio a volte, che in qualche modo l'organizzazione un po' schiaccia questo l'operatore, gli impedisce di avere questa curiosità per la persona che ha di fronte, no? Che poi è il motivo non solo per cui è pagato, ma forse anche perché ha scelto quel mestiere lì, in fin dei conti, no? Poteva fare anche altro, forse, no? Sì, mi aggancio a quello che stai dicendo, Pietro, e in particolare a quest'ultima cosa. Cioè, io credo che questa domanda, come stai, che tu dici è un indicatore di, come dire, di ottima qualità, in questo caso di Roberto, che è capace di continuare a chiederselo ed è in indice di motore vitale. Allo stesso tempo credo che sia la domanda che noi dovremmo fare, dovremmo farci tanto tutti, ma in maniera genuina e autentica, no? Tra l'altro a me colpisce, cioè, il come stai è nei rituali di saluti, in alcune lingue è il modo di salutarsi, no? In inglese ci insegnavano, no? How do you do, ça va, in francese, cioè è di per sé quella domanda di base che apre una relazione, che dovrebbe essere genuino come curiosità, no? E in alcuni popoli ancora oggi, se tu vai via dritto, gli altri dicono: ehi, fermo, prima è come stai, cioè come... Credo che questo sia un po' quello che dovremmo fare tantissimo e genuinamente per andare a sostenere le persone, in questo caso che rappresentate voi, no? Questa sera, oggi, ma di cui appunto citavi prima i pompieri, le forze dell'ordine, tutte le persone che sono a servizio degli altri da diverse angolazioni. Perché credo che il primo modo per ricaricarsi è quello di sentire che a qualcuno, per qualcuno è importante il come stai, no? Cioè, credo che Roberto, quando va a casa, in primo luogo, quando citava la sua famiglia, è il fatto di sentire qualcuno che è genuinamente interessato a come stia Roberto, no? Quindi se ne coglie le fatiche, gli sta vicino e magari gli evita,
come dire, una fatica in più semplicemente per alleggerire il carico, no? E torna a questo tema della relazione, come stai, trova risposta, accoglienza in un qualcun altro che ha voglia di vederti, ha voglia di farti spazio, no? So che rischia di essere retorica questa cosa, però appunto è come dire, in questo momento la sento forte questa cosa qua, e che mi rimanda alla fragilità, alla fragilità, quindi all'essere umano che siamo, no? Perché nel racconto di Roberto, ma in qualche modo risuonava anche in me questa cosa, ma anche nelle cose che dicevate voi, no, Stefania, Donaldo, Pietro. A volte io mi sento fortissimo, a volte mi sento fragile, a volte mi sento entusiasta, a volte prendo atto, come dire, delle fatiche. Credo anche che ci sia un elemento di, lo dico male, ma per rendere l'idea, di depressione autentica, tra virgolette, no? Nel senso che l'invecchiare, l'approssimarsi alla morte sono cose che in qualche modo da bambino gioioso che pensa che tutto è un gioco, arrivi nell'adultità. Lo dice anche qualcuno dei psicologi, no? Che l'adultità vuol dire fare i conti con le fatiche, no? dell'umanità e man mano anche con l'invecchiamento. E credo che queste cose siano dentro tutti noi in questa oscillazione, no? Ci spero, ma poi prendo atto, ci credo, ma poi prendo atto e prendo atto, non è un ma, e, no? Ecco. E quindi metto insieme questa fragilità, umanità, mi sento di chiamarla così, perché appunto l'essere umano è forte e fragile al contempo, e le cose che provavo a dire è essere umano, è umanità, e dall'altra parte il rigenerarsi anche e soprattutto attraverso la relazione, che sia il paziente, che sia la persona dell'ascensore, che sia il vicino, credo che sia un elemento appunto di rigenerazione, no? Ecco, quindi torno al come stai, se tutti avessimo realmente a cuore come sta chi è a fianco a noi e ricevessimo questa cosa in un gioco bello di reciprocità in cui anche l'altro è genuinamente interessato al come stai, credo che le fatiche del vivere sarebbero più leggere perché condivise, no? E allo stesso tempo, pur nella loro ineluttabilità, nessuno le affronterebbe soli, no? Oggi io ho avuto modo di vedere mia mamma che è in isolamento da più di 2 mesi ormai, e per lei vedere era già qualcosa, ma dicevano adesso l'ha messo al piano terra, lì dalla finestra la si può andare a vedere, no? Quindi già come questa cosa qua ricambia, ma perché vedi un altro vero, no? Non è solo una voce, ma lo vedi, e adesso sarà capire quando io posso comparire dietro quella finestra lì per poterla vedere da me. Il significarsi quel come sta in uno scambio autentico, perché quello è quello che fa tirare un sospiro di alleggerimento, di, ecco, quindi in maniera un po'... Donaldo. Sì, mi piace questa sottolineatura dell'importanza del come stai. Citando uno degli incontri precedenti, la Lucia De Zen, ci diceva che lei ha imparato, o non so, gli hanno insegnato nei libri che ha studiato, è molto più importante dire come ti senti, perché permette all'altro di potersi raccontare e di instaurare una relazione più profonda. Il come stai può fermarsi anche all'aspetto esteriore. Il come ti senti, e io ho imparato da lei, cioè l'ho presa come lezione, e ti dico che mi verrebbe istintivo chiedere a una persona come stai, no? Ma dopo ci rifletto, dico no, come ti senti? E mi ha permesso di poter acquistare, ecco, qualità anche nelle relazioni, nei rapporti. Lo buttavo là, perché mi pare che possa essere bello questo come ti senti. Credo che vale la pena però di recuperare anche quello che diceva Donaldo prima sul fatto appunto della considerazione del fatto di essere senza famiglia, in famiglia con i parrocchiani, eccetera, perché forse il come stai deve essere, o come ti senti, è anche una domanda che uno pone a se stesso, però c'è bisogno anche in qualche modo, al di là del confronto con i familiari, con gli altri, c'è bisogno anche di un confronto con se stessi, a cui socialmente oggi rischiamo di essere poco abituati, purtroppo, perché in qualche modo si va molto veloce e ci si dimentica un po' del rispetto verso se stessi e della comunicazione con se stessi, in qualche modo, no?
Dopodiché è ovvio che non basta quello, poi serve anche il confronto con la comunità e da questo punto di vista, per esempio, anche il fatto che ci siamo accorti con questa pandemia quanto sia importante il confronto con gli altri e tutti quanti ci siamo inventati piattaforme con Zoom, Skype, modi per incontrarci in tutti i vari modi, perché abbiamo visto che adesso che diventa difficile poterci vedere, sentire, toccare, diventa almeno importante fare gruppo su qualche piattaforma internet, no? E tutti quanti sentiamo la mancanza di questa così vicinanza fisica e cerchiamo di compensarla sul virtuale. Però in qualche modo il come stai è una domanda che poi alla fine sarebbe utile che uno se lo ponesse anche con se stesso, con quella che qualcuno chiama coscienza, qualcuno chiama identità, qualcuno chiama mondo intrapsichico, si può chiamare come si vuole, però in qualche modo con qualcosa che c'è dentro, no? Che ha a che fare col proprio mondo interno, con cui rischiamo a volte di essere un po' scollegati, no? E questo rischia di essere un po' un problema, mi pare. Soprattutto per chi fa poi un intervento d'aiuto, comunque chi fa un lavoro sanitario, è importante che al di là della oblatività verso gli altri mantenga un contatto con se stesso e si ricordi anche di chiedersi: ma come stai? È molto prezioso quello che dici, Pietro. Mi permetto di fare una sottolineatura e poi rilancio a chi lo desidera. Intanto ci scrive Carla in chat, dice: chiedere come stai presuppone lo spazio mentale di accogliere la risposta. E non è sempre va bene, ma potrebbe essere la chiave che apre il mondo della sofferenza dell'altro. E mi fai venire in mente quello che ho sentito dire a Umberto Galimberti recentemente, che dice: vivere nell'inconsapevolezza di sé, vivere a propria insaputa, diceva lui, la cosa peggiore che si può fare, perché è come se non te la poni mai quella domanda del come stai, no? Non fai mai il viaggio dentro di te per chiederti, e in qualche modo mi ricollego a quello che dice Carla, che forse devi essere tu a propria volta essere pronto a chiederti come stai, perché è una domanda tosta, cioè se sei sincero con te stesso, chiederti come stai è una domanda che apre delle questioni, non è che, come dire, non puoi sbarare con te stesso, meglio puoi farlo, ma l'effetto è come dire, non ti fa bene, diciamo così, poi i conti non tornano. Tiziana De Bortoli ci scrive, e leggo quello che lei scrive, e poi rilancio la parola a chi di voi ha piacere ad aggiungere qualcosa. Lei dice: piangere insieme ad un familiare che soffre e non ce la fa più e che tu stai aiutando è di una potenza unica, purché, come è stato detto, ci sia consapevolezza del momento che si sta vivendo. Tiziana è passata da poco, ha accompagnato la sua mamma poco tempo fa. Piango insieme a te perché riconosco la tua sofferenza e la tua difficoltà, e il mio pianto e le mie parole sono per dirti che hai il diritto di non nasconderla, così come io non posso far finta che anche per me è difficile. È un momento di trasparenza, di genuinità, di verità che si radica nella relazione e la rinsalda. Nella mia esperienza sono stati momenti in cui fragilità e forza si sono abbracciate, no? Quindi torna, è molto bella questa cosa perché torna proprio, no, i due aspetti. Okay. È molto bello come il flu di questa sera, siamo partiti da parole come fatica, sofferenza, umanità, ad arrivare anche ad elementi positivi, a chiedere come ti senti, come stai, no? Quindi a una riflessione, una consapevolezza su di noi. E credo che questi siano buoni strumenti per tutti, che siamo professione sanitaria o persone normali che fanno un lavoro qualsiasi, iniziare la mattina a scegliere come vuoi alzarti. Perché se tu scegli di stare con il brontolio, ma che brutta giornata che avrò oggi, già predisponi il tuo corpo, la tua mente a pensare che sarà una brutta giornata, no? Quindi anche da come ci guardiamo allo specchio, molti non si guardano più neanche allo specchio la mattina. Il caffè magari lo prendono in piedi o vanno al bar senza neanche guardare negli occhi il barista che te lo serva. Quindi veramente piccoli gesti che allenano alla capacità di essere presenti, perché è questo che ci fa fare la differenza quando ti arriva un come stai, come ti senti, a creare quello spazio mentale che
Carla Della Bianca ha proprio usato un termine veramente giusto, spazio mentale, no? Per accoglierti, per accogliere me stesso, per portarmi oltre alla difficoltà, devo anche dedicarmi uno spazio. Io mi alleno spesso con una domanda che faccio a me stessa: cosa vuoi fare accadere di bello oggi? Quando voglio trasformare le mie fatiche, mi chiedo: cosa vuoi fare accadere, Stefania, di bello oggi? E cerco in piccoli gesti di portarmi oltre. Piccoli strumenti che però possono fare la differenza. Perfettamente ragione la signora all'intervento di prima, quella chat, non mi ricordo il nome, perché è vero che a volte una sintonizzazione comunicativa, per esempio piangere insieme, insomma a volte è molto più efficace di tante parole, ma esattamente come per esempio una mamma che dà un abbraccio a un bambino piccolo, una carezza, e il bambino non capirebbe tante parole, non avrebbe neanche senso dargliele, vuole essere rassicurato con una carezza o con un abbraccio che lo tiene o con una coccola, e quindi è vero che in qualche modo ci sono livelli comunicativi che hanno a che fare con profondità di emozioni e con periodi anche della vita, insomma ci sono periodi della vita in cui le parole non servono, no? Così come ci sono profondità di emozioni, come per esempio come si fa a parlare, a fare dei insomma, sermoni a una persona che ha avuto un lutto, ha avuto una grave mancanza o comunque ha avuto un'emozione tanto forte. Su alcune cose obiettivamente non ci sono parole, c'è la vicinanza. Poi dopo, col tempo, si costruiscono delle parole. Così come i bambini piccoli non puoi parlarci, puoi soltanto abbracciarli, col tempo sono in grado di poter capire il senso di una parola rassicurante e man mano che crescono sempre di più. Ma ci sono sintonizzazioni comunicative che hanno a che fare con profondità di emozioni e con periodo della vita e bisogna considerarli entrambi. Sì, come prete mi pare di poter dire questo, che lo chiamo così, tanto per aiutarci un po' a fare un sorriso, il mio datore di lavoro, il mio principale, ci ha detto queste cose, di piangere con chi piange, di sorridere con chi sorride, e cioè di condividere l'esperienza con le persone che incontri, con le persone che avvicini, e di non avere la presunzione o la pretesa di avere sempre la risposta da dare in termini verbali, ma che fondamentalmente possa esserci proprio la presenza. In uno dei primi incontri io citavo l'esperienza del Cardinal Martini, che chiedeva che nel momento cruciale della sua morte ci fosse qualcuno, non che gli dicesse delle parole, ma che gli stringesse una mano. Penso che sia fondamentale questo tipo di presenza. È un modo di relazionarci che molte volte non prendiamo in considerazione perché diamo tanta importanza al verbale. E invece forse è molto più importante la presenza, che permette anche di poter fare in modo che se uno non è in grado di poter usare delle parole, che potrebbero essere nella circostanza essere capaci soltanto di far rumore, di usare quello che è il suo esserci, stare. Uno degli incontri precedenti avevamo usato anche questo termine, no? Del sostare con, cioè in tutte le ambiguità, in tutte le due interpretazioni, SOS, sos, stare, e so stare, cioè decido, scelgo di stare. Penso che nelle nostre esperienze, nelle nostre relazioni, sia importante che ogni tanto ci aiutiamo e ci richiamiamo un po' a questa importanza, no? E quando poi dopo lo sperimenti che qualcuno lo fa nei tuoi confronti, lo valorizzi, lo apprezzi e lo gusti, e poi lo applichi anche chiaramente. E ricaricare le batterie, insomma, di cui penso che nessuno sia esente da questo bisogno, da questa necessità, che ritroviamo tutti quanti lì dentro, insomma, proprio perché penso che non sia l'unico uomo qua dentro Roberto Bigai, ma ce lo siamo tutti, insomma. Sì, intanto vedo. Vai, Roby, vai. No, volevo solo aggiungere un'altra cosa. A me mancano gli abbracci. Allora, ieri mi ha detto un'infermiera che era vestita ed era dentro
nella zona Covid vorrei abbracciarti, anche no, grazie, però me lo segno sul taccuino e ho mai fatto la sequenza degli abbracci, dei baci, perché non vedo l'ora. Ecco, questa dimensione mi manca notevolmente. Ce l'ho solo a casa, insomma, ecco, solo nella famiglia, ma fuori no, non c'è. E per me il contatto fisico è una cosa di molto forte, insomma, ecco. Ricordo quando c'è stato un momento un po' nel gruppo che quando il dottore ci aveva raccontato appunto l'esperienza, insomma, del primo tampone, del rischio, no, di essere positivo, e nell'attesa che arrivasse il risultato cosa fare, no? Ed era nato quella del segna ogni bacio che vorrai dare alla tua famiglia finché arriverà il momento in cui potrai farlo. Ecco, anche questo è un esercizio, perché non è che sparisce l'abbraccio, sparisce il bacio, semplicemente ti crei un contenitore dove tenerli lì, pronti ad uscire quando tutto sarà finito. E insegnare e vivere piccoli strumenti ci allena a farle queste cose, perché sennò la nostra mente ti porterebbe a dire no, ma è stupido, è banale. E invece anche nel segnarti quell'abbraccio che darai al tuo collega, stai facendo veramente qualcosa di grande. Sì, siamo ancora troppo, come dire, poco evoluti da non aver bisogno di chimica sostanzialmente, no? Perché poi tutta questa cosa dell'ossitocina, no? Che è l'ormone dell'abbraccio, e in qualche modo, come dire, siamo ancora legati giustamente e sanamente a quel tipo di comunicazione, a quel tipo di messaggio, che poi ci dice molto su come stiamo in relazione, però è evidente che le parole non bastano, no? Cioè, quello della vicinanza è un elemento fondamentale. Allo stesso tempo è vero che la parola ci permette di esplicitare, come dire, di esplicitare determinate cose, no? Appunto, quello che tu hai detto alla tua collega, Roberto, è stato un abbraccio, come dire, per posto, no? Come dire, vicariato, ma di fatto c'è stato anche se mancava la chimica. No, dico questo anche per rilanciare un po' l'idea del l'auspicio è poter chiedere come ti senti, come stai alle persone che oggi sono in difficoltà. È un po' l'idea con cui era nato questo gruppo. Noi abbiamo detto partiamo affrontando questi temi e vediamo se qualcuno ha voglia di raggiungerci per fare delle chiacchierate poi, no? Se poi questo si possono fare oggi solo su Zoom, possiamo iniziare su Zoom, ma l'idea è un po' quella dell'essere vicini, e quindi la domanda è sempre se qualcuno ha piacere essere contattato per uno scambio, c'è la disponibilità di diversi di noi a stare in questa relazione di ascolto e di accoglienza, ecco, questo è un rilancio che facciamo. Io propongo di, come dire, avviarci lentamente a chiusura appunto chiedo in particolare a Roberto se a partire dal suo punto di partenza c'è qualcosa che vuole, dopo questa conversazione, appunto, a parte l'ultima cosa che hai detto, che è quello che ti mancano gli abbracci, ma se vuoi sottolineare ancora un aspetto, così come lo chiedo appunto ad Alessandra, a Donaldo, a Piero, a Stefania, se hanno comunque un pensiero conclusivo da con grande libertà con cui andare a chiusura di questo nostro appuntamento. Ma io intanto ringrazio tutti, perché non so chi devo mandare la fattura poi a pagare, perché io già quando sono così fine serata sto decisamente meglio. Ho visto un commento che girava di qualcuno in chat che era un po' arrabbiato con le risorse della sanità. Si può far meglio, non c'è dubbio, ma la cosa è talmente grande che le risorse non le puoi creare, devi solamente essere libero di inventare, e in questo momento ci sentiamo abbastanza liberi. All'interno della nostra azienda ci siamo inventati di tutto e di più e siamo stati liberi di farlo. E quindi la creatività delle persone e la passione, la voglia di fare non è mai stata ostacolata. E credo che questo sia a volte molto più importante di avere
tante risorse che poi magari non puoi utilizzare per altri motivi, ecco. E quindi il morale è alto, se vogliamo metterlo in questa maniera qua, ed è bello vedere gente che si appassiona e che lustra i bottoni dell'ascensore, ecco. Quindi grazie a tutti. Ecco, sentire Roberto che dice sto già un po' meglio, no? Mi fa dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi aiutare chi aiuta è probabilmente stare in ascolto, semplicemente. Ed è bello che sia così. E io vi ringrazio anche stasera. Grazie a te, Alessandra. Personalmente ribadisco quello che già sottolineava, rilanciava Stefano prima, che non ho timore a considerarmi entusiasta di questa esperienza che è nata così. Per me, che sono un profano di questi strumenti e che quindi ho bisogno del supporto di qualcuno che mi metta nelle condizioni di poterlo fare, veramente mi rendo conto che in un frangente come quello che abbiamo attraversato, stiamo ancora attraversando, l'aver incontrato delle persone che non avrei mai pensato di incontrare, di relazionarmi con persone con le quali non avrei mai pensato, perché pensavo di averne abbastanza della mia parrocchia, no? O delle mie parrocchie, ecco, ha allargato proprio questa mia visuale. E lo dicevo prima e lo ribadisco, questa esperienza è un pozzo di risorse, è un pozzo di risorse, è una valvola di non di sfogo o di scarico di tensioni, ma è un appuntamento, ad esempio, quello che ci diamo, che io attendo davvero con gusto, quindi sono disposto a spostare qualsiasi tipo di impegno per poter fare in modo che questa opportunità possa essercene ancora, insomma. Grazie, Donaldo. Sì, credo che alla fine, insomma, in qualche modo ci portiamo a casa il fatto che sia chi aiuta gli altri, ma anche per se stessi, fare comunità è un modo per sentirsi aiutati e che serve in qualche modo avere un gruppo, serve avere una comunità per avere quel coraggio per poter dire domani un altro giorno, certo. Altrimenti è dura. Quindi credo che questa idea appunto di questa comunità virtuale, nell'attesa di poter fare comunità vera, sia da ricordare, forse sia un esperimento che forse dobbiamo anche ricordarci quando finirà questa beta pandemia, per attivare questo sistema di relazioni che alla fine c'è tanto utile per stare un po' meglio, per poter dire domani un altro giorno. Bene. Non so se Stefania vuole aggiungere lei un ultimo pensiero e poi, come dire, la citazione finale ci vuole. Esatto, il pensiero della buonanotte proprio. Il pensiero della buonanotte è che siamo uomini che lavorano ma che al tempo stesso vivono, viviamo di essere comunità, di vivere nella comunità le nostre fatiche, ma anche di imparare a chiedere aiuto. E quindi prendersi cura dell'altro, ho scritto mentre vi ascoltavo, prendersi cura dell'altro parte da prenderci cura di noi, perché così siamo più attenti. Quindi il mio invito è ad essere più attenti, empatici, coinvolgenti e comprensivi, ciascuno verso se stesso e verso anche gli altri, fosse il collega, il vicino di banco, ma anche quelli che non appartengono al nostro lavoro, magari alla nostra vita o alla nostra comunità. Perché accogliendoci, noi e gli altri, tra di noi, facciamo il primo passo nella direzione delle persone che vogliono imparare a vivere insieme. Bene, allora grazie a Stefania per questa chiosa finale, e con queste parole noi appunto ci congediamo e speriamo che appunto essere stati con noi possa avervi in qualche modo aver fatto piacere, e ci diamo appuntamento probabilmente con l'anno nuovo, e grazie, arrivederci e buonanotte. Grazie a tutti.